Il risultato del lavoro mi soddisfa pienamente. Will I ever learn to love again? Ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi proverò a sistemare, peggio le rivernicio da capo, le carene del GS che si sono rovinate rovesciandoci sopra della benzina, perché generalmente non dovrebbero rovinarsi, ma siccome avevo messo un trasparente su un consiglio errato di a 1K e non a 2K, cioè un monocomponente, non un bicomponente, il monocomponente non sopporta la benzina, così quando è caduta la benzina si è leggermente macchiato. Sono andato in un colorificio specifico e l'ho comprato trasparente bicomponente, due bombolette così, 50 euro. Il tipo del colorificio mi ha detto: guarda, il mio consiglio è non seguirlo, ma prima di verniciare di nuovo prova con della pasta abrasiva e secondo me risolvi il problema. Alla peggio torni, ti prendi le bombolette e lo fai del colore che preferisci. Adesso le imperfezioni sono lievi, questo che vedete. Proverò con la pasta abrasiva, andando smontato le carene del GS, adesso proverò a rimuovere anche questo, scaldandolo col fondant attaccato col biadesivo. Proverò con della pasta abrasiva a vedere che succede. Male che va, una volta che sono smontate le carene, con la carta 1000 gli do una leggera grattatina, do una spruzzata di vernice, una passata di trasparente e torna come nuovo. A questo punto inizio col phon a scaldare queste parti qui, rimuovo questo, rimuovo gli adesivi. Poi farò vedere con la pasta abrasiva cosa succede. Sono armato di ventilatore perché queste giornate sono torride. Il tutto è successo sabato mattina. Oggi è martedì e già sono all'opera perché queste robe qui non le posso vedere, non le sopporto. Cinzia ha detto: vabbè, ma lasciale stare, adesso abbiamo altre priorità. Adesso facciamo anche questo. Tra le altre priorità facciamo anche questo. Fonda carrozziere e inizio a scaldare. Ok, questo è andato via abbastanza facilmente, adesso ancora più facilmente andranno via gli adesivi, poi do una pulitina e iniziamo. Ok, come previsto gli adesivi sono andati via velocemente, anche se è rimasto ovviamente l'ombra, il segno dell'ombra degli adesivi, perché ovviamente il sole ha lavorato in questi anni su questa moto. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! Comunque adesso iniziamo a mettere un po' di pasta abrasiva qui sopra e vediamo che succede. Alla peggio e la rivernicio. Intanto proviamo. In effetti il consiglio che mi ha dato non è male. Va via tanto. Però non so se mi convince sto lavoro qua. Non lo so. Alla fine sarei più per la riverniciatura, così sono sicuro. Però non è un cattivo consiglio quello che mi ha dato. Anche perché lui mi ha detto: io sono qui per vendere, non per dirti di non comprare. Però secondo me riesce a risolvere senza verniciare. Effettivamente tanto se ne sta andando. Però io alla fin fine mi conosco già e so che la rivernicerò. Domani sarò a comprare la vernice nuova. Allora, il consiglio che mi ha dato non è male, anche se non è proprio venuto come forse immaginava anche lui. E io a sto punto gli do una bella carteggiata con la carta leggera, con una bella 1000, gli do quit, cerco di rimuovere sta colla prima e domani gli diamo le prime mani di vernice. Carta 1000, acqua e diamo una leggera carteggiata, tanto è buono il fondo, quindi non ha imperfezioni, basta una 1000 e l'acqua. Allora, a questo punto ho carteggiato tutto, ho pulito, le parti ovviamente sono tutte opache, poi le verniceremo e poi passeremo il trasparente. Ovviamente la stessa operazione la facciamo su tutti gli altri pezzi. Poi diamo una bella lavata, l'asciughiamo, poi non resta che verniciare, ma per questo dovremo vederci domani perché la vernice non ce l'ho. Ragazzi, ieri ci trovavamo esattamente a questo punto dove mancava la vernice. Vernice comprata, adesso non faremo altro che inizio da questo pezzo qui, che è lo sportellino del serbatoio, l'ho pulito e adesso inizio a dargli il primo strato di mano. Non dobbiamo aver fretta di coprire tutto e subito, gli daremo più mani e un po' di vernice alla volta, altrimenti rischiamo di farla colare, perché troppo vicini rischiamo di fare scoli, troppo distante rischiamo di essere poco efficaci. Agitiamo e iniziamo.
Ok, abbiamo dato una prima mano, aspettiamo qualche minuto che si asciughi e poi gliene diamo una seconda. Nel frattempo potrei dare una mano ad altri pezzi. Ok, adesso proseguo con il secondo pezzo, che non è altro, come vedete, la protezione di sopra il serbatoio. Ho carteggiato, ho incartato questa parte qui, anche se sotto fondamentalmente c'entra un tappetino e lo sportellino che non si vede, ma c'è la guarnizione. Non voglio si indurisca con la vernice e il trasparente. E iniziamo con la prima mano. Prima mano data, aspettiamo che si assorbe un po' e poi gli mettiamo un altro. Stesso lavoro lo facciamo al parafango. Ok, ci manca l'ultimo pezzo. È la prima mano e mezza, diciamo, l'abbiamo data a tutte, poi ripasseremo anche le altre. Ragazzi, praticamente la prima bomboletta è finita. Adesso ricomincio il giro dal primo pezzo. Passato circa un quarto d'ora, 20 minuti, quindi il primo pezzo si è asciutto, o comunque si è asciutto in parte, riprenderò da lì. Tenete conto che la prima bomboletta la consumerete velocemente perché c'è da coprire. La seconda, si dà una bella seconda mano, ma il consumo sarà inferiore, quindi ci permetterà di fare dei ritocchi dove è più necessario farli. Adesso non vi porto con me nel secondo passaggio perché è uguale al primo. Per intenderci, questo è lo stato della prima mano. Adesso gli darò una seconda, dopodiché lascerò riposare tutta la notte. Lascerò riposare tutta la notte i pezzi verniciati, perché il colorificio dove ho preso il trasparente, che ha due capi, quindi è bicomponente, mi diceva che è molto forte e rischio di far arricciare la vernice che ho dato. Quindi, per essere sicuro che la vernice sia completamente asciutta, adesso sono circa le 19 più o meno, 18.30, 19, se non guardo l'orologio perché sennò giro la camera. Comunque dovremmo essere tra 18.30 e 19. Domani sera a quest'ora darò il trasparente, ma comunque vi farò vedere alla fine della seconda mano l'ultimo pezzo che farò. Ragazzi, il lavoro è venuto estremamente bene, sono estremamente soddisfatto di quello che ho fatto. Adesso ovviamente deve asciugare, vedete in alcune parti è ancora un po' più lucido perché deve asciugarsi. Lo lasciamo qui tutta la notte e domani gli diamo il trasparente. Il trasparente, come vi dicevo, deve essere dato con almeno 24 ore di... cioè devo essere certo che si asciughi, fa caldo in questi giorni, quindi non dovrei avere nessun tipo di problemi. Domani sera posso tranquillamente dargli il trasparente. Però ecco, mi ha sconsigliato dargli il trasparente prima, perché il trasparente bicomponente rischierebbe, questa è la vernice acrilico, di farla arricciare. Il trasparente bicomponente che darò domani è questo. Come vedete costa ben 25,90 a confezione. L'avevo trovato anche su internet, ma quello che risparmiavo sul prezzo l'avrei pagato in più sulla spedizione. Praticamente qui sotto c'è un anello. Domani vi farò vedere, anzi. Qui sotto c'è l'attivatore. Qui sul tappo c'è un anello. L'anello va infilato nel foro dell'attivatore. Si gira, i due componenti si mescolano. Si dà una bella agitata e gli diamo una bella copertura totale. A quel punto aspetteremo che si asciughi anche il trasparente e non resterà altro che montare, rimontare tutto. Siamo quasi arrivati alla fase finale, ragazzi. I pezzi sono asciutti, sono venuti decisamente bene. Adesso passiamo il trasparente. Iniziamo dalla parte più piccola, da questa. Inizio da questa, così inizio a vedere anche la densità del trasparente. Il trasparente, come vi dicevo, è questo. Deve essere agitato prima per un paio di minuti, poi si attiva la bomboletta, agitarlo ancora per un paio di minuti e iniziamo a dare la prima mano. Adesso vi evito di stare qui due minuti a sbattere questo, che non mi sembra il caso, ci vediamo tra un po' quando iniziamo a spruzzare. Si sbatte qua. Trasparente attivato, iniziamo. Ok, cambiamo pezzo e prendiamo l'altro. La medesima operazione ovviamente la facciamo sugli altri pezzi.
La prima mano l'abbiamo data, adesso aspettiamo 10 minuti, diamo la seconda, la prima bomboletta è quasi finita. La cosa mi tranquillizza un attimo perché temevo che non mi bastassero due bombolette, invece dovrebbero bastare anche abbondantemente, adesso per ora non vi dico nulla. Iniziamo la seconda mano, ragazzi, trasparente già attivato, si va. Qui cerco di dargliene un filo in più, visto che sto proprio vicino alla bocca del serbatoio. Va bene così, basta. E proseguiamo con la seconda mano. Anche la seconda mano a questo pezzo è dato, manca un solo pezzo. Ultimo pezzo da fare. Agitiamo ogni tanto la bomboletta che tende a scaricarsi. Ed anche questo è fatto. Ragazzi, il lavoro è finito e io non sono soddisfatto, ma di più, più che soddisfatto. Adesso non resta che far asciugare il tutto e domani rimontare. Qui ho ordinato degli adesivi dark grey, che spero mi arrivino presto, perché quelli che avevo prima argento forse spezzano un po' poco, si noterebbero ugualmente, ma si vedono molto meno, scritta R1200 intendo. Comunque, il lavoro è questo, si vede notevolmente la differenza tra questo trasparente e quello che avevo dato prima. Adesso questo trasparente dovrò asciugare. Non ve l'ho detto perché lo do per scontato, ma in questo momento la mia moto è coperta da un telo, onde evitare che la polvere della vernice, piuttosto che del trasparente, possa in qualche modo andarsi ad attaccare sulle parti della moto. La moto è completamente coperta. La moto l'ho coperta con un telo in maniera da evitare che la polvere possa andare ad attecchire sopra la moto. Sono estremamente soddisfatto del risultato, decisamente bello. Il colore che ho usato è un grigio polvere ed è molto 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 fine, molto delicato, molto bello. Adesso lascerò asciugare 24 ore circa, perché domani vado, la mattina vado in ufficio, verso le 5 e mezza dovrei essere a casa. Mi metto a rimontare i pezzi sul GS. Ho preso degli adesivi che metterò su, verosimilmente saranno dark grey, grigio scuro, e li ho ordinati, spero che mi arrivino presto. Spero che il video vi possa essere utile, se vi è piaciuto condividetelo, lasciatemi un commento, un like, iscrivetevi al canale gratis, voi non costa nulla, per noi è tanta benzina. Ciao, al prossimo video. Ragazzi, avevo chiuso il video, lo riapro perché non potete non vedere il lavoro finito e montato. È perfetta, non c'è una sbavatura, è semplicemente come nuova. Come sentite fuori piove, tuona. Adesso cercherò di farvela vedere un po' con la luce, ma qualche goccia sta cadendo su, ma ve la faccio vedere, guarda. Perfetto, non c'è una scolatura, è semplicemente fantastico. Adesso qui andranno le scritte R1200GS Dark Grey e sono veramente entusiasta di questo lavoro. Ottimo, direi. Adesso però la rimetto dentro prima che viene giù il diluvio universale.